collegati dal Giro di Torre Annunziata. È una grande emozione finalmente rivedere il pubblico del Giro ad assiepare gli spalti dell'impianto sportivo torrese. Gran coreografia allestita per l'occasione. Tanto il direttore di gara sta per dare l'inizio al match, partiti in questo istante. Ferla sistema una barriera a 5. Attenzione alla battuta di Guarro con il sinistro, rete, grandissimo gol di Guarro. Savoia in vantaggio al 21esimo minuto del primo tempo. Fontanarosa, il velo per Savarese, il traversone per Vicentin, fuori gioco con questo calcio di punizione che verrà battuto da Bonarrigo. Ci prova addirittura con il destro da distanza siderale, la punizione è interessante. Fischio del direttore di gara. Parte Bonarrigo con il destro sopra la barriera, fuori. Il Savoia soffrirà di un calcio di punizione già battuto. Guarro, posizione di cross, il traversone morbido messo fuori. Poi Savarese, è grandissimo tiro di Savarese, addirittura una sforbiciata volante. Non buonissima la partita di Malafronte. Ora però Fontanarosa ancora per Savarese. Attenzione, può entrare in area il numero 7. Savarese con il sinistro al centro, Malafronte fuori. Si riparte dunque con il secondo tempo di Savoia-Ragusa. Le squadre hanno già fatto il loro ingresso in campo. Il tocco poi per il numero 7, Daniele Arena, che stoppa il pallone, va con il destro, gran parata di Vitiello che salva il Savoia con la mano di richiamo. La linea centrale del campo, Vicentino in fuorigioco. Pallonetto fa bene infatti a servire Padulano dalla parte opposta, pronto al traversone il numero 11 Torrese, il sinistro morbido che coglie addirittura la traversa. La sponda per Bonarrigo, attenzione, colto di sorpresa, la difesa del Savoia, impallare in area di rigore. Palla forse toccata da Vitiello. Impallari che dà il là al contropiede del Ragusa. Bonarrigo ci prova ancora con il destro, fuori. Il break del Savoia, Savarese, attenzione, c'è Vicentino tutto solo. Viene servito invece Fontanarosa in area di rigore, il destro, il miracolo di Ferla. Il traversone al centro, attenzione, esce Vitiello malissimo. Malissimo, Vitiello. Dei calciatori del Ragusa che chiedono un fallo di mano di Catalano. Intanto l'errore del Ragusa, il contropiede del Savoia con Padulano che però dovrebbe liberarsi del pallone, invece lo mantiene. Poi fallo ai suoi danni di Piccirillo ed è giallo per il numero 6, rosso, doppio giallo a Piccirillo. Ragusa in 10 uomini. Calcio di punizione di Di Capua che allarga tutto bene in favore di Savarese. Un'occhiata al centro, Savarese si porta in posizione di traversone, lo effettua con il sinistro verso Guarro. Fuori gioco. A favore di Pallonetto che stoppa il pallone, è pronto ad un nuovo traversone, invece ci ripensa servendo Savarese, triangolazione, Pallonetto in area di rigore, rete! Il Savoia probabilmente chiude la partita con Domenico Pallonetto, 2-0. Sicuramente un campionato più tranquillo di quello che sta vivendo il Savoia. Intanto clamoroso, riapre la partita in Ragusa con una indecisione Catalano Guarro alla mai dire gol. Il pallone in qualche modo servendo Vicentin, c'è Manfrelotti da solo, Vicentin, attenzione, parte in corsa, in area di rigore, Vicentin, sbaglia tutto! Ragusa in avanti ora con Impallari, squadre lunghissime, ed è veramente un controsenso per il Savoia, il traversone al centro, l'intervento di Vitiello. Bonarrigo se ne va, attenzione, il Ragusa, Bonarrigo tallonato da Fontanarosa, al centro, posizione regolare, Panatteri, sinistro... E clamorosa occasione fallita da Impallari per il pareggio del Ragusa. Perde abbastanza tempo prima di battere la punizione, lo effettua in questo istante servendo Savarese. Savarese, palla sul mancino al limite. Giuseppe Savarese, esplode il sinistro, ancora Ferla che si distende. Poi Manfrellotti in area di rigore. Il sinistro, rete! La chiude Salvatore Manfrellotti. E finalmente possiamo dirlo, vince il Savoia. 51 minuto, 11 secondi.